Bella ragazzi, rieccoci qui su Assassin's Creed, pronti, carichi per andare ad acchiappare Robert dopo che c'era scappato l'ultima volta. Chi ha seguito il video ha visto che abbiamo trovato una donna che era travestita al suo posto. Adesso sappiamo dov'è, andiamo a prenderlo senza troppe ciance. Dovrebbe trovarsi nei pressi di Acri, da quel che so, e quindi andiamo a pizzicare. Raga, vi invito come al solito a lasciarmi un mi piace, un commento, insomma, fate voi. Quando vieni scoperto, scosta la gente dal tuo... Ok, l'obiettivo è di qua, si deve proseguire per forza a piedi, ragazzi, ci sono tantissime guardie, vanno fatte fuori, non c'è possibilità di sfuggire, quindi cerchiamo di farle fuori senza riportare tantissimi danni. Io intanto da qua non scendo, man mano che salgono faccio scendere loro. Boom. Questa è una posizione per me strategica, quindi non la voglio lasciare per ora. Boom. Ok, venite su che io vi rimando giù. Voi venite su, io vi rimando giù. Boom. Ci sono ancora? Boom. Meno uno. C'è solo un altro, ma questo c'ha l'arco, mi sa che non ha intenzione di salire, raga, quindi lo vado a prendere io, ah. Boom. E quindi niente, proseguiamo, raga, mi sarebbe piaciuto proseguire con il cavallo, purtroppo siamo impossibilitati, ah, qua un po' mi ricordo, scendo gente da tutte le parti, raga, qua vanno fatti fuori, non si può fuggire, madonna quanti sono questi. Meno male che abbiamo un discreto attacco di energia. Poi questi qua non sono templari, non cacciano, cioè cacciano un attacco a colpo. Quindi diciamo che è sopportabile la cosa, anche se fino a un certo punto sono comunque tanti. Però vediamo che riusciamo a fare. Boom. Dai, attacca. Così, bravo. Bravo così. Ok. Piazza pulita, raga, proseguiamo senza perdere troppe ciance. Cazzo, non mi dite che arriva ancora gente. Mamma mia, ancora. Va bene, raga. Vi lascio fare una brutta fine anche a questi tre. Boom, mani a posto, boom, boom, e boom. Invece è di stronzo. Perfetto, dai. Proseguiamo, speriamo che non ce ne stanno più, raga. Ok, ma perlomeno se dovessimo crepare ricominciamo da qua. No, ancora. Madonna quanti sono pure questi. Non ci voglio credere io. Boom. 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 Mamma mia, raga. Sono un numero infinito questi, eh. Ci vuole calma, ci vuole soltanto calma. Per giocare con tecnica. Ah. Venite sotto, dai. Vieni. Ehi. Ok, un'altra è andata, dai. Un'altra è andata ancora, bene così. Un'altra è andata ancora, grandissimo. Pum. Ehi. Andiamo, grandissimi. Via. Alba, oh, che dice questo? Boom! Boom! Guardate quando pizzicano alle spalle, mi urtano proprio i nervi. Ok, boom! Forza, fatevi sotto, bravissimo, così mi piaci.
Bravissimo anche tu. Non vuoi attaccare? Allora attacco io. Ciao ciao anche a te. Boom. Buonanotte suonatori. E ciao anche a te. Proseguiamo raga. Proseguiamo. Non ci fermerà niente. Madonna, questi? Se non se ne faccio fuori qualcuno col pugnale, questi mi fanno il culo, raga. Questi sono templari, questi fanno veramente male, eh. Tra l'altro tirano anche pietre questi luridi. Ma questo è furbio, questi non salgono però. Io vabbè, i coltelli li lancia dove cazzo vuole lui. Mi sa che siamo costretti a scendere, raga. Ok, dai. Beh, armiamoci di santa pazienza. Questo è duro, raga. Questi sono, guardate, fanno forti quei cazzi. Cacciano due tre attacchi a botta. Assurdo. Assurdo. Boom, meno uno, dai. Fatevi sotto. Fatti sotto. Boom, meno due. Via. Attaccate. Ah. Mamma mia, quando sbagli il tempo. Ok, un altro è andato. Bene, così, un altro è andato pure. Questi col casco, raga, fanno veramente male. Vedete, tra l'altro rompono la guardia, dannati bastardi. Mamma mia. Ok, dai, che un altro è andato. No, non ci credo. Bene, così. Oh, vaffanculo, ho fatto fuori un po' lui. Lui che mi interessava, dai. Ehi. Ciao. Perfetto, proseguiamo. No, altri quattro, non ci credo. Non ci credo. Dai, però ne ho fatti fuori due con i coltellini da lancio, raga. Un buon risultato. Pum, pum. Oh, coltelli da lancio sono letali, eh. Se li prendono sono letali. Ehi, in calma. Bene così. Proviamo, che cazzo c'è l'avanti, raga, una festa. Chissà se li riesco a prendere alla sprovvista, tipo da dietro. No, mi fai andare? Niente, raga, non mi fa salire. Dobbiamo andare per forza allo scontro frontale. Vabbè, ma penso di avere ben poche chance. Guardate quanti sono. Tipo 20 persone, 30 persone, templari, sargenti, non si capisce niente qua. Ah, parte infumato, vediamo. Aspettate. Porto parole, non acciaio. Vuoi proporre i termini della resa, dunque? Alla buon'ora! Voi fraintendete. È Al-Mualim a inviarmi, non Salah al-Din. Un assassino? Che cosa significa? E fai alla svelta. C'è un traditore fra voi. E ti ha assoldato per uccidermi? Sei venuto a vantarti prima di colpire? Non mi avrai facilmente! Non è per voi che sono qui, ma per lui. Parla, dunque, che io possa giudicare la verità. Chi è questo traditore? Fatemi passare. Via. Tutti ciò. Adesso parlo io. Roberto di Sable. Il mio luogotenente. Egli intende tradire. Non è ciò che racconta lui. Cerca vendetta contro la tua gente per le atrocità che avete commesso ad Acri. E io sono incline a credergli. Alcuni dei miei uomini migliori sono stati uccisi per mano vostra. Li ho uccisi io e per validi motivi. Prestatemi orecchio. Guglielmo del Monferrato cercava di usare i suoi uomini per prendere Acri con la forza. Garniero di Naplusa voleva sfruttare le sue arti per indottrinare e controllare chiunque resistesse. Sibrando intendeva controllare i porti, impedendo l'arrivo di uomini in vostro aiuto.
vi hanno tradito e prendevano ordini da Roberto. Ti aspetti che io creda a questa favola bizzarra? Voi li conoscevate più di me. Davvero vi sorprende sapere dei loro malvagi intenti? È la verità? Maestà, è un assassino quello al nostro cospetto. Costui è un maestro di manipolazione. Certo che non è la verità. Non ho alcun motivo di mentire. Oh, certo che sì. Hai paura di ciò che potrebbe accadere alla tua piccola fortezza. Riuscirà a resistere alla potenza combinata delle armate saracene e crociate? Il mio pensiero va al popolo di Terra Santa. Se devo sacrificarmi perché esso abbia pace, che sia. Una situazione davvero bizzarra, questa. Con voi due che vi accusate a vicenda. Non c'è tempo per queste sciocchezze. Devo incontrare Saladino e valutare il suo aiuto. Più a lungo indugiamo, più le cose si fanno difficili. Aspettate, Roberto. Perché? Che cosa intendete? Non vorrete certo credergli. È una decisione ardua, non posso prenderla da solo. Devo affidarla a chi è più saggio di me. Vi ringrazio. No, Roberto, non a voi. E a chi? Al Signore. Che siano le armi a decidere. Di certo il Dio starà dalla parte di colui che segue una giusta causa. Se questo è il vostro volere. Lo è. E sia. Alle armi, assassino! Vabbè, però, cioè, caspita, doveva essere uno contro uno e uno contro 30. Boom! Oh! Venite sotto, quanti siete? Io non vi temo, vi faccio fuori tutti, stronzi. Ehi, ehi, ehi. Via. Eccolo qua, raga, finalmente il codardo è venuto alla carica. A noi due. Boom! Ah, quando a terra non lo fa colpire. Figurarsi. Boom, un altro calcio. Boom. Io provo sempre, raga, perché il colpo decisivo deve darmelo prima o poi. Boom. Bastardo. Boom. Boom, via. Ci saluta Roberto, discepolo del credo. I tuoi intrighi, come te, sono alla fine. Che ne capisci tu di intrighi? Non sei che un burattino. Ti ha tradito, ragazzo, proprio come ha fatto con me. Parla chiaro, Templare, oppure taci. Ti ha mandato a uccidere 9 uomini, eh? I 9 che custodivano il segreto del tesoro. E allora? Non furono i 9 a trovare il tesoro, assassino. Non 9, ma 10. Un decimo. Nessuno con quel segreto può vivere. Dimmi il suo nome. Oh, ma tu lo conosci bene. E dubito che gli toglieresti la vita di buon grado come hai tolto la mia. Chi è? Il tuo signore, Al-Mualim. Ma lui non è un templare. Ti sei mai chiesto come facesse a sapere sempre tutto? Dove trovarci? Quanti eravamo? Quali erano i nostri fini? Egli è il maestro degli assassini. Sì, maestro di menzogne. Tu e io non siamo che pedine nel suo grande gioco. E ora, alla mia morte, resterai solo tu. Credi che ti lascerà vivere, sapendo ciò che fai? Non ho interesse nel tesoro. Ma lui sì. La sola differenza tra me e il tuo signore è che lui non vuole spartirlo. No. Ironico, vero? Che io, il tuo più acerrimo nemico, ti tenessi al riparo dai guai. Ma ora mi hai tolto la vita e di conseguenza condannato la tua. Azzo, quindi il nostro maestro è uno di loro, un traditore anche lui. Dio non c'entra niente. Io ho combattuto meglio. Forse tu non credi in lui, ma pare che lui creda in te. Prima che tu vada, ho una domanda. Chiedete dunque. Perché?
Perché fare tutta questa strada? Rischiare la tua vita 1000 volte solo per uccidere un uomo? Ha minacciato i miei fratelli e ciò in cui crediamo. Ah, vendetta dunque? No, non vendetta. Giustizia, perché ci sia la pace. È perciò che combatti, per la pace. Non vedi la contraddizione? Con taluni non si può ragionare. Come con quel pazzo di Saladino. Credo che egli vorrebbe vedere la fine di questa guerra quanto voi. Sì, ho sentito, ma non visto. Pur se non lo dice, è ciò che la gente vuole. Saraceni e crociati allo stesso modo. La gente non sa ciò che vuole. Per questo si rivolge a uomini come noi. Allora aspetta a uomini come voi fare ciò che è giusto. Assurdo. Siamo venuti al mondo scalciando e urlando. Violenti e instabili. È questo che siamo. Non possiamo farci nulla. No. Siamo ciò che scegliamo di essere. Voi altri. Sempre a giocare con le parole. Affermo il vero. Non c'è inganno in quel che dico. Lo sapremo presto. Temo però che oggi non potrai ottenere ciò che vuoi. In questo stesso istante quel maledetto Saladino fa strage dei miei uomini e devo assisterli. Ma forse, avendo visto quanto è vulnerabile, riconsidererà le sue azioni. Sì, col tempo ciò che cerchi potrebbe realizzarsi. Voi non eravate più al sicuro di lui, non scordatelo. Coloro che vi siete lasciato alle spalle a governare in vostra vece non intendevano servirvi più a lungo. Sì, sì. Ne sono consapevole. Prenderò congedo allora. Il mio signore e io abbiamo molto da discutere. Sembra che nemmeno lui sia privo di colpe. È solo umano, come tutti noi. Persino tu. Vi auguro salute e pace. Il sangue di una nemesi. Raga, quindi avete capito? Cioè, non erano 9 ma erano 10. Il decimo era lui il maestro. Quindi lui il traditore. È possibile che era questo colpo di scena che mi ricordavo che c'era in Assassin's Creed? Che il maestro ci ha manipolato a suo piacimento? Forse per questo non ci ha fatto fuori all'inizio, nel primo video del gioco. Sì, maledizione. Ascolti. Oh no. Pare che i suoi amici assassini ci abbiano trovato. Cosa? Come ha fatto Desmond? Ehi, senta, non so di che cosa sta parlando, ma qualunque cosa stia succedendo qui non ha niente a che fare con me. Sono qui per lei, e di sicuro non li ho invitati io. Come va là sotto? Ci stanno bersagliando! Riuscite a contenerli? O faccio evacuare il prigioniero? Sono 5 o 6. Sono in inferiorità numerica. Abbiamo un paio di feriti, ma ce la caviamo. È tutto sotto controllo. Accidenti a lei, Desmond. Non poteva starsene buono. Gliel'ho detto io, non c'entro niente. Come avrei fatto a contattarli con la telepatia? Andiamo. Non importa, molto presto saranno morti. Ecco, ascolti. Pericolo neutralizzato. Sembra che la cavalleria non arriverà. Non so, Doc. Un minuto fa stava dando di matto. La sua piccola struttura di ricerca non è sicura come credeva. Preoccupato che tornino in forze. Non credo, Desmond. Ciò che Lucy cerca di dirle è che non ci sono più assassini in grado di venire in suo aiuto. Ci siamo dati molto da fare quest'anno, rastrellando le vostre piccole enclave, le vostre comuni nel deserto e così via. Mi sa che è rimasto solo. Si riposi, signor Miles. Domani finiremo. Va bene, raga, che dire, questo video termina qui, ci vediamo nel prossimo che forse sarà il finale, bella.